come Gesù ha fatto due domande nel Vangelo di oggi, adesso cercherò con voi fare lo stesso discorso. In questa seconda domenica del tempo ordinario, mentre ancora in questa chiesa, ormai stiamo per concludere, e ancora in piazza San Pietro, ancora dura un po' di più, abbiamo il presepe. Gesù ci interroga. Permettiamo a Gesù interrogarci. Permettiamo questo. Non abbiamo paura di queste domande, perché ci aiuteranno per il nostro cammino. Che cosa cercate? Se noi intendiamo seguire Cristo, dobbiamo misurarci con queste o con questa domanda. Perché la storia del rapporto tra Dio e l'uomo è una storia di domande. Dio che domanda all'uomo e l'uomo che domanda a Dio. Facciamo subito un esempio. Andiamo subito alle prime pagine della Sacra Scrittura, la Genesi. Dopo, quando Adamo si è ribellato contro Dio e se n'è andato, anzi, più che se n'è andato, si è nascosto davanti a Dio, Dio fa una domanda: Adamo, dove sei? Questa domanda ci deve far riflettere. Dopo il peccato di Adamo, Dio domanda di quell'uomo: ma dove sta? Potrebbe dire: a me non mi interessa nulla, a me non importa niente, perché mi ha rinnegato, ha peccato, ha sbagliato. Eppure Dio dice: ma dove sei? Io ti voglio vedere, io voglio essere davanti a te. Ma anche l'uomo cerca Dio. Signore, e tu dove abiti? Ecco, soffermiamoci sulla prima domanda. Gesù ci fa capire, cari fratelli, che a noi manca qualche cosa. Perché quando l'uomo cerca qualche cosa, vuol dire che sente una mancanza. Ecco, chiediamoci questa sera: che cosa mi manca? Di che cosa soffro? Quale povertà mi brucia dentro? Forse soffro perché mi manca denaro, soffro perché mi manca la salute, mi manca lavoro, forse soffro perché mi manca la famiglia che sognavo e non mi sono ancora sposato, oppure soffro perché, come anche ho ripetuto ieri citando una coppia oggi qui presente, perché mi manca il bambino, allora soffro. Allora le domande che io faccio oggi: dove è la tua fame e la tua sete? Di che cosa ti senti povero? Siamo giunti proprio qui, non solo in questa ora della Santa Messa. Quante volte alcuni di voi, più volte nella giornata, entrano in questo santuario della Divina Misericordia per gettarsi ai piedi di Gesù misericordioso, per fidarsi di questo Gesù che è una ricchezza, perché la misericordia non è povertà,
è ricchezza. La misericordia non è debolezza, è forza. La misericordia cerca la nostra povertà. La misericordia cerca il nostro nulla, il nostro fuggire. Questo è l'amore e la misericordia da parte di Dio. Da parte dell'uomo è invece il contrario. La nostra povertà cerca le cose perché spera che le cose colmino il vuoto della nostra anima. Ma sappiamo che non è così, perché qui sarebbe da rimandarvi tutti quanti alla lettura dell'enciclica di Papa Benedetto XVI emerito sulla speranza. Certo, tante cose avvengono nella giornata, nella settimana, e aspettiamo belle cose di questo mondo e siamo contenti, ma poi dopo, se ci soffermiamo solo su un periodo di riposo, di un pranzo, cena e di festa, e non c'è altro oltre, certo che ritorniamo ad essere delusi, tristi e angosciati, e qualche volta qualcosa di più. Gesù ci insegna desideri più alti delle cose. Con la domanda rivolta ai due discepoli, Gesù ci insegna a non accontentarci di solo pane e di solo piacere. Non accontentarci solo di questo, perché noi siamo qualcosa di più di un pane. Noi siamo molto di più di un piacere. Noi siamo, e ci ha ricordato San Paolo, tempio di Dio, santuario di Dio, immagine di Dio. Siamo grandi, grandi. E allora non smettiamo di cercare il Signore. Forse non abbiamo ancora quel rapporto intimo con Lui. Non è così facile entrare in un rapporto, non è facile dire sono amico di Dio, non è così facile dire io sono amico di Dio, ma Dio potrà dire anche lui la stessa cosa, tu sei mio amico. Allora verifichiamo le due, domanda e risposta. Abbiamo coraggio di dire Signore, ma sono il tuo amico? Ecco, come io ho detto, domanda e risposta, risposta e domanda, tutti e due, Dio e l'uomo. Gesù non chiede sforzi, impegni, rinunce, no. Gesù chiede a noi di rientrare nel nostro cuore, di comprenderlo, di conoscere cosa Lui desidera da noi. Venerdì, quando c'è la catechesi sul dono della fortezza, diceva il padre che spiegava la catechesi su questo dono dello Spirito Santo, che tante volte ci sembra questo Dio è molto debole, ma dov'è questo Dio forte? Infatti la fortezza è nella debolezza, già San Paolo l'ha detto, perché da quando è nato a Betlemme, ma dove c'è questa onnipotenza di Dio, dicevano, dove c'è questo Messia forte, prepotente, e qui nasce proprio come un poveraccio. Ecco, Dio diceva altro ieri, venerdì 16 di gennaio, diceva Padre Marco, Dio conosce le nostre debolezze e miserie e scende a questo livello per starci vicino e accompagnarci, perché sa che non è ultimo stadio della nostra vita questa debolezza, questa miseria. No, non è ultimo stadio, e non può essere. Dio scende a questo livello e accompagna questo, e grazie a Dio che sia così. Se veramente saremo lasciati alle nostre solo forze, e allora possiamo dire che in quel momento diventeremo impossessati del demonio, possiamo dire, perché il demonio ci mangerà tutti quanto, anima, corpo, tutto quanto, in quel momento, subito. Ma c'è la santità accanto a noi.
c'è la benedizione accanto a noi, c'è lo Spirito Santo accanto a noi, allora lui ha paura dell'acqua santa, lui ha paura, ecco, proprio di Gesù, perché un giorno ha detto: io so che tu sei santo di Dio e sai io so cosa tu vuoi fare, eh? E allora noi abbiamo questo, accanto a lui abbiamo lui, accanto a noi abbiamo lui. Allora, cari fratelli, ecco passiamo alla seconda domanda, quindi concludo la prima domanda: che cosa cercate? Ecco, riflettiamo, ma cerchiamo veramente il Signore? Desideriamo veramente il suo amore? Ecco, questo, su questo dobbiamo riflettere. C'è la seconda domanda nel Vangelo di oggi: Maestro, dove abiti? Maestro. E lui cosa risponde? È una risposta molto semplice, molto intelligente, molto chiara, ma concreta. Il Signore non si lascia prendere in giro per dire: il mio indirizzo è questo, ma che non vorrebbe dire niente. Il Signore risponde: venite e vedrete. Ci coinvolge. Io non ti lascio nel tuo posto, nella tua curiosità. Tu vieni, seguimi. E noi abbiamo cantato oggi: ti seguirò. Era la prima strofa, poi ti seguirò nella croce, nella sofferenza. Ecco. Perché quando andiamo dietro a Gesù, dalla stalla di Betlemme, e passiamo a nozze di Cana, abbiamo fatto peregrinaggio in Terra Santa, era bello, nozze di Cana, l'acqua cambiata in vino, festa, e fino ad oggi è così. Ma quando dobbiamo seguire il Signore per andare sul Calvario, per andare vicino a Giuda che lo tradisce, è difficile. Quanti l'hanno abbandonato, quanti l'hanno lasciato quando l'hanno visto che hanno sputato su di lui? Questo è il Messia che si lascia sputare, che si lascia proprio trattare da schiavo? Ecco. E Gesù dice: venite e vedrete. Sì, il Signore vuole farci capire che chi vuole seguirlo deve orientare la sua vita verso un incontro vivo e personale. Vivo e personale. Perché il vero discepolo di Gesù non può rimanere ad una distanza non impegnativa. Venite e vedrete. Perché più ci avvicineremo a Gesù, più lo conosceremo, più lo comprenderemo personalmente. Quindi, non, cari fratelli, non dottrina, non la legge da osservare, la vicinanza a Gesù. A quei discepoli che Gesù chiama, Gesù non li consegna una dottrina, le regole da osservare, gli chiede di essere vicino. I discepoli, 12 discepoli di Gesù, la loro caratteristica è non sapienza, non intelligenza, non avevano, è la vicinanza, erano vicini a Gesù, quindi fissavano gli occhi su di lui, lo ascoltavano, ecco, erano accanto a lui, come i bambini che sono vicino ai genitori e imparavano. E poi dopo scatta l'altro livello, quello, ecco, di approfondire questa amicizia. Allora uno comincia a vedere, quindi prendere il Vangelo, prendere il Magistero della Chiesa e via scorrendo. Si entra poi nel movimento ecclesiale, si entra nel confessionale, si partecipa più spesso alla Santa Messa. Da questa amicizia, è così, lo sanno, le vere amicizie si sono costruite così. Prima la vicinanza e poi dopo si approfondisce la storia di quel nome, Andrea, Pietro, Giovanni o chi sia. Ecco. Ma prima la vicinanza. Questa è la vera sequela di Cristo. Ecco,
sappiate, e concludo, che Gesù conta su di voi. Oggi, anche la domenica prossima, parleremo appunto di questa chiamata. Gesù nato comincia a chiamare per seguirlo. Perché? Perché da solo, nessuno da solo può fare tutto. Ecco, proprio così, ho scritto a qualche persona su email che mi ha mandato, neanche Gesù ci è riuscito a accontentare tutti. Dio conta su ciascuno di noi, perciò chiama di essere vicino a Lui. Perché è vero che Dio può donare la fede, ma è vero anche che tu puoi dare la tua testimonianza. È vero che Dio solo può donare l'amore, ma è anche vero che tu puoi insegnare ad altri ad amare. È vero che Dio solo può donare la forza, ma è anche altrettanto vero che tu puoi sostenere lo sfiduciato. Sì, Dio potrebbe bastare solo a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te.